Appellette militari in guerra, qui siamo invece a Tobruk, la chiesa di San Francesco. Una foto che venne fatta dopo la riconquista italiana e tedesca. Qui invece, durante la celebrazione della messa, si presume del Natale 41 a Passolfaia del secondo reggimento artiglieria a Celere. Ecco, qui vediamo bene ingrandita la cappelletta, serviva a tenere sotto l'altare, e le croci e la campana erano fatte con i bossoli dei cannoni. Siamo invece una celebrazione del 41 del 62esimo reggimento mitraglieri Marmarica, e anche loro avevano una cappelletta a Passolfaia dedicata a Maria. Il reggimento si nota a sinistra in basso. Invece sempre la cappelletta in un disegno di Paolo Caccia Dominioni quando tornò negli anni 50. Questa è un'altra cappelletta del secondo artiglieria Celere, il primo gruppo, è sempre di Paolo Caccia Dominioni. La trovò negli anni 50, era dedicata chiaramente alla patrona dell'artiglieria, Santa Barbara. Questa diceva ai caduti che lo precedono nei cieli della vittoria. Ecco qui, qua in fondo anche si vede addirittura il mare. Si erano celebrate dai capitani militari, uno famoso era Luciano Usai, che era sempre del 31esimo guastatore di Paolo Caccia Dominioni. Celebrò la prima messa alla riconquista di Tobruk, nella chiesa che abbiamo visto prima di San Francesco d'Assisi. Mentre queste sono le nostre truppe del terzo artiglieria Celere che entrano a Sidi el-Barrani.